farmaci che funzionano, farmaci che non funzionano, farmaci di marca, farmaci generici, farmaci fotocopia di una fotocopia, come funziona l'industria farmaceutica, come funziona il mercato, come funziona la corruzione all'interno dell'industria farmaceutica. Tutto questo e tanto altro nella recensione di questo libro, scritto da Marcia Angel, che si chiama Industria farmaceutica, storie straordinarie di ordinaria corruzione. Ci può stare? Sì, dai, andiamo. Eccoci. Questo libro è stato scritto nel 2006, come vi dicevo, da Marcia Angel. La traduzione è stata anche abbastanza simpatica, tuttavia il titolo originale è La verità sull'industria farmaceutica, per cui è qualcosa di leggermente diverso. Chi l'ha scritto? Parliamo di una donna, Marcia Angel, che è stata direttrice del New England Journal of Medicine, una delle più importanti attualmente riviste dell'industria medico-scientifica o del campo medico, se vogliamo. E in 250 pagine, attraverso diversi capitoli e diverse storie, ci spiega appunto quanta verità ci viene detta dall'industria e quante cose invece vengono omesse, vengono dette in maniera diversa, e spiega un po' il suo punto di vista in maniera anche forte su queste industrie. Dunque, una cosa interessante è innanzitutto quanto è ricca l'industria farmaceutica. Ci porta l'esempio di Fortune 500, cioè le 500 aziende più ricche a livello mondiale, e sono presenti 10 industrie farmaceutiche, e queste 10 insieme guadagnano più che le 490 rimanenti. Tutto questo per dare un'idea di quanto sia forte il potere dell'industria farmaceutica e di quanto possa poi influenzare, no? Le politiche a livello sanitario, sia che nazionale che internazionale. Queste 10 non sono soltanto americane, ma abbiamo ben 5 nel continente europeo, quindi è bye, grande, no? Un po' di patriottismo europeo. Queste 5 sono tra Francia, Svizzera e Regno Unito. In Regno Unito abbiamo la GSK, la GlaxoSmithKline e l'AstraZeneca. In Svizzera abbiamo la Roche e la Novartis e in Francia abbiamo la Sanofi Aventis. Mentre le 5 statunitensi sono la Merck, la Pfizer, la Johnson & Johnson, la Bristol Myers e la Wyeth. Per cui queste 10 sono, come ci ha detto Fortune, incredibilmente ricche e chiaramente hanno un potere, no? Un potere di modificare, condizionare sia le politiche sanitarie che l'opinione pubblica, perché poi non è che vanno soltanto a influenzare magari i medici, ma anche direttamente i giornalisti. E questa è una delle cose che ci viene detta da Marcia Angel. Per iniziare, beh, sicuramente ci viene in mente, non so, quando è iniziato tutto, meglio l'inizio della fine, c'è stato qualcosa che avrà aiutato le aziende farmaceutiche a diventare sempre più potenti e sì, c'è stato. Negli anni 80 è stata emanata una legge, la Bayh-Dole Act, e attraverso questa legge, in soldoni, il settore pubblico, che sia l'NIH o altri enti governativi, sviluppavano il farmaco. E poi lo cedevano gratuitamente all'industria farmaceutica che poi lo brevettava. Due esempi, giusto per capirci, la ZT, che è stato sviluppato dall'NIH e poi stato ceduto a quella che poi sarebbe diventata la GSK, oppure il Taxol, un famoso chemioterapico sviluppato dalla Florida State University e poi ceduto alla Bristol Myers Squibb. Quindi da qui possiamo farci una domanda. Cavolo, ci vuoi dire che la maggior parte dei farmaci, o meglio, una buona parte dei farmaci è stata ideata nel settore pubblico? Sì, e questo vuol dire che poi lo ripaghi, perché inizialmente intanto lo devi fare quel farmaco, poi lo cedi gratuitamente all'industria e dopodiché l'industria te lo rivende al pubblico. Secondo un report fatto da un Dipartimento dell'Economia del governo statunitense, i 21 farmaci più innovativi prodotti tra il 1960 e il 1990, la maggior parte erano merito, diciamo, del settore pubblico, cioè 15 su 21 farmaci erano stati ideati a partire dal pubblico. E fondamentalmente altri report portano più o meno le stesse cifre, cioè che l'industria ha il merito tra il 10 e il 15% delle volte, il resto non è merito suo. Se poi andiamo nello specifico a vedere, no?
Qual è la spesa che un'industria farmaceutica investe nel suo settore di ricerca e sviluppo, RS? Vediamo come sia nettamente inferiore rispetto a quella del marketing, cioè le 10 aziende principali spendono fino al 35% dei loro ricavi in marketing, quando la spesa per l'RS è compresa tra il 10 e il 15%, quindi da 2 a 3 volte in più spendono nel marketing rispetto a quanto spendono nella ricerca e nello sviluppo. E c'è un collegamento tra marketing e me-too drugs, chiaramente, come abbiamo detto all'inizio, no? I farmaci fotocopia. Farmaci fotocopia sono quei farmaci che sostanzialmente non ci danno niente di nuovo. Sono dei farmaci che già esistono in commercio, semplicemente, spesso e volentieri, questa mossa viene portata avanti dalle aziende quando sta per scadere il brevetto del loro farmaco. Per cui se mi sta per scadere il brevetto io perderò un mare di soldi, per cui facciamo così, creiamo un farmaco praticamente identico e lo vendiamo come migliore. Ed è stato fatto questo svariate volte su svariate classi di farmaci e ci fa una marea di esempi. Io qui ne ho preso solo uno, c'è cioè un antiacido prodotto dall'AstraZeneca che è il Prilosec, un blockbuster dell'azienda, tanto che nel 2002 diventa, o meglio, è secondo nella classifica dei farmaci più venduti, con 6 miliardi ricavati da questo farmaco. Bene, poi dal Prilosec si è passati al Nexium, che è praticamente la stessa identica cosa, solo che nel 2001, ritornando al discorso di marketing, ci hanno speso mezzo miliardo per pubblicizzarlo, per cui chiaramente poi ciò che arriva al pubblico è un farmaco migliore, più bello, più buono ed è tutta compagnia cantante. Per cui alla fine il Nexium, diciamo, spodesta il Prilosec, e poi il Prilosec però se tu lo volessi te lo puoi prendere a un prezzo nettamente inferiore, e il Nexium non ha niente in più. Giusto una cosina sugli antiacidi, ricordo di aver partecipato qualche tempo fa a una conferenza in cui un medico raccontava, no, dei problemi di questi farmaci che si credeva fossero incredibili, nessun problema di sicurezza, anche se adesso invece si comincia a vedere qualcosa soprattutto sulle ossa, e lui consigliava di prenderli nei weekend, per cercare di evitare gli effetti collaterali piuttosto che prenderli tutti i giorni per un lungo periodo di tempo. Ritornare un attimo qua alle me-too drugs e al discorso del Nexium, che è stato approvato facilmente come tutti i me-too drugs, perché non vanno a confrontarsi per l'approvazione contro il farmaco che c'era prima, ma contro il placebo. Per cui, finché questo farmaco è meglio di niente, io te lo approvo. Sono stati fatti anche degli studi tra il Nexium e il Prilosec. Sono stati fatti quattro studi, due di questi erano leggermente positivi, gli altri due no. Andiamo a vedere quei due positivi leggermente e si scopre una delle tante tattiche che attua l'industria farmaceutica, cioè quella di modificare i dati a piacimento per ottenere il risultato che tu vuoi. In questo caso hanno raddoppiato le dosi del Nexium rispetto al Prilosec, per cui alla fine è risultato più efficace. Ma lo è davvero? No. Ma questo succede con tanti altri farmaci, queste tecniche le aziende farmaceutiche le utilizzano, le strautilizzano, ad esempio portava un farmaco, parlava di un farmaco Marcian Gel che era stato pubblicizzato attraverso un editoriale sul JAMA per via di uno studio che era stato portato da questa casa farmaceutica. Il problema era che questo studio ci dava soltanto i primi 6 mesi del report, perché se avesse citato gli altri 6 mesi che erano disponibili, questo farmaco non sarebbe stato efficace. Per cui è evidente come le aziende mentano sapendo di mentire. E questo lo fanno sempre e continueranno a farlo, ma perché c'è anche una sorta di connivenza da parte delle autorità sanitarie che preferiscono guardare dall'altra parte, il fenomeno delle sliding doors, no? Gente che magari dall'ente governativo va a lavorare all'industria farmaceutica o viceversa, in base a quanto bravo sei stato. Ma ancora per parlare dei me-too drugs, Marcian Gel accenna alla classe degli SSRI e ci parla del Prozac, dello Zoloft, del Paxil. Ad esempio, è stata fatta, no? Cioè, diciamo che c'è questo farmaco, tu sei una ragazza, sì, e ti propongono questo farmaco per la disforia premestruale. Dici, ma bello, interessante, sì, mi può servire, mi può servire, mi può servire. E anche lì si ritorna al disease mongering, no? Delle aziende, perché lo fanno. E
Però purtroppo questo farmaco è lo stesso principio attivo, non so, del Prozac, della fluoxetina, solo che te lo fanno pagare 3 volte e mezzo di più. O anche, non so, per sponsorizzare il Paxil nel 2001, la GSK fece delle pubblicità associando la vendita del Paxil all'11 settembre, che quindi tu eri male, cioè dovevi prendertelo perché avevi vissuto questa situazione così drammatica. Quando poi sul Paxil è uscito lo studio 729, che ha dimostrato come in realtà per gli adolescenti in depressione non funzionava e che anzi aveva tendenze suicide, sono morti più di 400 ragazzi per aver preso questo farmaco. Lo fanno, lo fanno, lo fanno. Parlando di disease mongering, questa è una delle tecniche di cui ha bisogno, diciamo, il marketing dell'industria farmaceutica, che si fonda fondamentalmente su quattro pilastri. Il mercato deve essere ampio. Quindi ogni azienda farmaceutica deve avere la sua fetta di mercato. Se un farmaco viene approvato per una piccola condizione, all'interno della condizione più grande, così ognuno c'ha la sua fetta. Poi devono essere consumatori paganti, quindi chiaramente è un mercato che si rivolge principalmente ai consumatori occidentali, diciamo a chi se lo può permettere, andando a navigare nelle cosiddette malattie del benessere, appunto. Anche il reflusso, che sia le antiacido, le statine, no? Per il colesterolo, oppure i farmaci per la pressione, farmaci che ce ne sono tantissimi, tantissimi, però alla fine magari non ti serve necessariamente l'alternativa. Può servirtene una, ma non 10, probabilmente, perché allora a cosa servirebbe tutto quanto? Il mercato poi deve essere elastico e si ricollega appunto anche al consumatore pagante, al tipo di mercato, per cui abbiamo visto negli scorsi anni che sono stati abbassati i valori del colesterolo, sono stati abbassati i valori per l'ipertensione, per cui diciamo che anche se magari sì, l'hanno fatto perché evidentemente hanno visto che si stava meglio abbassando quei valori, però chiaramente dall'altro lato ci si espone a una popolazione che diventa sempre più malata, che poi non è un caso se adesso l'aspettativa di vita si è alzata di un po' rispetto a 40 anni fa, ma la qualità della vita si è abbassata di un bel po' rispetto a 40 anni fa. Per cui se 40 anni fa ci si ammalava intorno ai 72 anni, adesso ci ammaliamo intorno ai 62 anni. Quindi noi che vita vogliamo condurre? Quanti farmaci dobbiamo prendere? Di quanti farmaci abbiamo bisogno? Perché poi anche diciamo, le politerapie non sono mai state studiate. E porta un bel esempio, perché ho preso anche delle piccole parti da leggere un po' su una signora che prende tantissimi, tantissimi farmaci. Il caso trattato era quello di una donna di 50 anni che stava assumendo 18 farmaci per circa 16.000 dollari all'anno, costosi farmaci di marca per trattare una varietà di disturbi, diabete, depressione, ansia, allergie, emicrania e dolori. 4 curavano problemi psichiatrici: il clonazepam l'ansia, il Lexapro la depressione, il Tideptav la depressione off-label e l'Elavil la depressione e l'insonnia. Faceva fatica a muoversi e la compagna di stanza diceva che a volte aveva giramenti di tersi o cadeva e non riusciva a stare in piedi. Sfido io a prendere 18 farmaci e non riuscire a stare in piedi. Quindi anche lì il discorso, no, delle linee guida, del protocollo, che magari ciascuno degli specialisti a cui lei si è rivolta ha semplicemente seguito il protocollo e ha fatto il suo lavoro, magari voleva anche farlo bene. Però poi nei fatti questa signora si trova con quasi 20 farmaci da prendere e chiaramente non si sa più qual è il confine tra la malattia che lei aveva e invece gli effetti collaterali di ciascuno di questi farmaci. È un problema. Altro discorso molto interessante, se vogliamo un attimo cambiare argomento, è la corruzione che c'è a livello medico, di quanto poi i medici vengano incentivati attraverso, no, regali, che poi a un certo punto il sistema sanitario, l'NIH, ha detto no, nel 96 mi sembra, nel 2000, nel 95, nel 95 ha detto no. Basta, non si può fare più questa cosa. Per cui gli esperti sono diventati, diciamo, pagati attraverso consulenze e gli eventi diciamo, il marketing promosso viene chiamato formazione.
Perché se negli anni 80 diciamo che l'industria farmaceutica controllava il 30% del mercato, adesso ne controlla la quasi totalità, e questo si riflette anche negli eventi che sono necessari ai medici. Parliamo degli ECM, no? Che sono dei corsi di aggiornamento annuali che i professionisti devono fare per rimanere appunto aggiornati su quali sono i nuovi farmaci, i nuovi trattamenti, i nuovi protocolli. Così, cioè, ci sta, no? Però la quasi totalità di questi eventi è praticamente sponsorizzato, se non ideato direttamente dalle case farmaceutiche o da società terze che si rifanno alle società farmaceutiche, all'industria farmaceutica, per cui poi alla fine c'è magari un particolare evento sponsorizzato dalla Pfizer, dalla Merck, che va a sponsorizzare chiaramente il suo farmaco e quindi per aumentare le vendite del suo farmaco. E alla fine il medico pensa, ok, io ho imparato questo, va bene, questo farmaco funziona, sì. Perciò crede di stare, diciamo, crede di fare la cosa giusta, perché lui ha assistito a quella conferenza, ha pagato per quella conferenza, ha ascoltato degli opinion leaders che anche lì sono assolutamente la maggior parte delle volte pagati dall'industria farmaceutica, perché banalmente, se io controllo la testa, poi, dato che parliamo di gerarchie, alla fine tutti quelli in fondo seguiranno quello che dico. Non a caso, secondo un report sempre dell'FDA del 2003, i suoi senior scientist, che sono quelli più in vista e quelli anche maggiormente pagati, il 94% di loro, erano più di 2000, il 94% di loro non ha dichiarato i conflitti di interessi con altre aziende con le aziende farmaceutiche. Quindi la corruzione c'è, e non soltanto attraverso gli eventi, ma anche tramite, ad esempio, gli informatori scientifici che vengono sguinzagliati dalle aziende negli ospedali, nelle università, per cercare di parlare con i medici, per condizionarli, no? Attraverso Marcy Angel parla di lusinga, cibo e amicizia, quindi andare a pranzo insieme, ti offro il pranzo, ti compro un biglietto, tu mi parli dei tuoi farmaci, di cosa prescrivi, io ti parlo. Io magari una tecnica che loro utilizzano è sminuire il farmaco che stai prescrivendo per promuovere il farmaco che invece loro vogliono che tu prescriva. È tutto qui. Oppure un'altra tecnica è quella di addirittura entrare all'interno dello studio medico e assistere alla visita con la paziente per dare poi consigli al medico su cosa andare a prescrivere. Poi andiamo a leggere un'altra cosa, un altro paio di cose che mi sono segnato, abbastanza interesting. Una è una semplice frase di un direttore delle politiche mediche, mi sembra dell'FDA, sempre per quanto riguarda le Me Too Drugs. In genere ritengo che questi farmaci siano tutti uguali, a meno che non venga qualcuno a dimostrarmi il contrario. Non credo che uno perda molto se si limita a utilizzare sempre i farmaci più economici. E direttamente legato a questo andiamo ad analizzare uno studio abbastanza interessante e importante, di cui io prima di leggere questo libro non avevo mai sentito. Lo studio Hallett, in poche parole, era un trial sull'alta pressione, quindi era per valutare l'ipertensione e come i farmaci, diciamo, quali fossero più efficaci nel trattare l'ipertensione. Esistono un centinaio di farmaci in commercio per trattare l'ipertensione di classi diverse, e in questo, diciamo, studio, che era principalmente finanziato e organizzato da una branca del Sistema Sanitario Nazionale, il National Heart, Lung and Blood Institute. È uno studio che è durato 8 anni, che ha coinvolto 42.000 persone e 600 cliniche, quindi non uno studio da poco, che comparava quattro tipi di farmaci. Allora, c'era un bloccante del canale del calcio della Pfizer, il quinto farmaco più venduto al mondo nel 2002, il Norvasc. Poi c'era un bloccante alfa-adrenergico, sempre della Pfizer, il Cardura, un ACE, un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina venduto dall'AstraZeneca come Zestril, e poi c'era un diuretico generico di 50 anni fa. Per cui farmaci blockbuster, farmaci famosi, farmaci di marca, e poi c'era un diuretico generico di 50 anni fa. Già la sapete la risposta, sapete qual è il farmaco che ha vinto, diciamo, no? Perché i risultati nel 2002 riportati sul JAMA, il Journal of the American Medical Association, furono stupefacenti. Con sorpresa di tutti o quasi tutti,
Si è dimostrato il vecchio diuretico andare bene quanto gli altri per abbassare la pressione sanguigna e in realtà anche meglio per prevenire alcune delle devastanti complicazioni dell'ipertensione, principalmente malattie cardiache e infarti. I partecipanti trattati con il diuretico avevano molte meno probabilità di sviluppare un arresto cardiaco di quelli trattati con Norvasc e meno probabilità di sviluppare attacchi cardiaci, infarti e un certo numero di complicanze di quelli trattati con l'inibitore ACE. Per quanto riguarda il Cardura, l'hanno dovuta interrompere perché le persone morivano. Il direttore del National Heart, Lung and Blood Institute fu inequivocabile. Questo studio dimostra che i diuretici sono la scelta migliore per trattare l'ipertensione, sia da un punto di vista medico che economico. Infatti, nella pagina dopo ci presenta i costi e la differenza dei costi. Gli individui con alta pressione sanguigna che usano il Norvasc pagano 19 volte di più per godere del privilegio di assumere un farmaco che non è migliore, anzi probabilmente peggiore, di un diuretico. Se i risultati di questo studio sono corretti, è possibile che un gran numero di persone abbia sofferto di gravi complicazioni che si sarebbero potute evitare se fossero state trattate con i diuretici. Come sottolineò il dottor Furberg, il principale artefice di questo studio, abbiamo scoperto adesso di aver sprecato un sacco di denaro. Inoltre, la pratica attuale ha probabilmente nociuto ai pazienti. Dunque, in questo poco tempo, alla fine direi che abbiamo analizzato diverse situazioni, poi potete trarre le conclusioni. Io mi rifaccio un po' alle conclusioni che ha fatto la stessa Marcia Angel, cioè che non è che vuole questo essere non so, un insulto generale al farmaco, ma che il farmaco deve essere una risorsa considerata dal medico e non la prima scelta, cercare di evitare, perché se poi c'è corruzione da cena nel viaggio, dall'ECM che ti sembra buono ma non lo è, dal protocollo che ti sembra valido ma non lo è, da quel farmaco che è una fotocopia e che in realtà quello di 50 anni prima funzionava meglio. Quindi non è un discorso magari di non ti curare se credi in queste cose, ma di agire criticamente, cercare di ridurre il più possibile sicuramente l'utilizzo dei farmaci, perché se l'80% è un mito drug, se circa il 10% dei farmaci rientrano nella categoria dei salvavita, quanti farmaci devo prendere davvero? Quanti ne devo comprare? Quanti poi influiscono negativamente sulla mia salute? Se, insomma, mi viene in mente anche le parole del dottor Rosis, che era un vicepresidente della divisione genetica di GSK, che poi ha fondato una casa farmaceutica, e questo dottor Rosis diceva semplicemente che i farmaci non funzionano nella maggior parte delle persone, o meglio, funzionano a un tot di percentuale in una determinata percentuale di persone. Per cui piuttosto che fare magari le crociate contro le medicine non convenzionali, sarebbe meglio riflettere su quale sia il reale ed effettivo valore dei farmaci nella nostra società. Tutto qua.